Aprile 1973, New York. Martin Cooper, ingegnere americano di Motorola, di fronte a giornalisti e passanti, effettua la prima chiamata in pubblico con un prototipo di telefono cellulare. Alle soglie dei 40 anni, l'azienda americana è in forte crisi e abbandona l'Europa e con essa il mercato italiano. Acquistata per 12,5 miliardi di dollari da Google, viene riorganizzata e, finalmente, dopo un'assenza di circa 2 anni, si riaffaccia sul vecchio continente. E lo fa in sordina, ma portando sul mercato un device che racchiude tutta l'esperienza maturata in questi ultimi anni di avanzamenti tecnologici nel campo della telefonia mobile. Ciao ragazzi, benvenuti. Questo è il Moto G. Motorola sceglie di aggredire il mercato con un device relegato alla fascia media dalla sola scheda tecnica, poiché personalità e prestazioni lo elevano quasi ad una fascia più alta. Nel terminale battono 4 cuori Cortex A7 da 1,2 GHz ciascuno, accompagnati da 1 GB di RAM e da 8 o 16 GB di memoria interna non espandibile. Sul fronte un bellissimo display HD 720p con tecnologia LCD IPS da 4,5 pollici, certificato Gorilla Glass di terza generazione a 16 milioni di colori. Doppia fotocamera, 1,3 megapixel frontale e 5 megapixel con flash LED sul retro, entrambe in grado di registrare video in HD a 720p e 30 frame per secondo. Connettività completa con modulo radio 3G HSPA Plus fino a 21 Mbps, Wi-Fi N, Bluetooth 4.0 LE, micro USB 2.0 con USB host, AGPS con GLONASS, accelerometro, bussola digitale, sensori di luminosità e prossimità, hall sensor, LED di notifica, radio FM e doppio microfono con la rimozione di rumore di fondo durante le telefonate. Per funzionare necessita delle micro SIM. Mancano all'appello un modulo LTE e l'NFC. La batteria, non rimovibile, è da 2070 mAh agli ioni di litio. Il tutto in un peso di 143 grammi in dimensioni compatte di 13 cm x 6,5 cm per circa 1 cm nella parte più spessa. Il retro, infatti, è curvo, aspetto che aiuta la presa quanto la resa dell'altoparlante posteriore. Il motore di tutto è Android, nell'ultima incarnazione cioccolatosa KitKat 4.4.2. Il Moto G non è ovviamente tutto rose e fiori, del resto non nasce come dispositivo high-end. Ad esempio, il solitario giga di RAM, nelle situazioni di multitasking più spinto, non permette di tenere attivi tanti processi in contemporanea. Attenzione, non si parla mai di lag o freeze dell'interfaccia, al più qualche programma potrà essere ricaricato da zero o potrà impiegare qualche secondo in più per avviarsi, ma di impuntamenti non se ne vedono mai. Altri limiti per i più esigenti potrebbero essere la memoria non espandibile e l'assenza della connettività LTE, anche se quest'ultima, come la tecnologia NFC, anch'essa mancante nel Moto G, sono ancora lontane dalla quotidianità italiana. La fotocamera infine è solamente nella media, buona per scatti d'emergenza e foto da social, ma niente di più. Del resto qualche compromesso doveva pure essere fatto per mantenere i costi all'interno della fascia di mercato scelta per questo dispositivo. Insomma, questo Moto G è promosso a pieni voti e potrà fare la felicità di chi cerca un terminale facile da utilizzare, aggiornato, snello ed agile e che permette un uso a 360 gradi di tutte le funzioni che ad oggi uno smartphone può offrire. E per giunta senza lasciarci uno stipendio. Bentornata Motorola, nella speranza che questo non rimanga solo un timido tentativo prima di sparire nuovamente dopo la svendita alla cinese Lenovo. Bene, vi ricordo tutti gli approfondimenti realizzati su questo device, unboxing, primo avvio, prestazioni, peculiarità e test d'uso, che potete trovare facilmente navigando sul canale YouTube per i video, oppure sul blog o nella community per le prove dettagliate scritte. Tutti i link li trovate qui sotto nella descrizione. Se il video vi è piaciuto, mettete un like ed iscrivetevi al canale. Per qualsiasi domanda lasciate un commento. Alla prossima!